Salti, corse, lanci e giochi sportivi. 270 alunni del comprensivo di Aquino e Castrocelo sono stati tutti protagonisti al Parco del Ballone di Aquino, che ha fatto da scenario alla quinta edizione dei Giochi Ludi, un'occasione per condividere la chiusura dell'anno scolastico all'insegna della condivisione. E quale migliore viatico, se non lo sport, per puntare al benessere psicofisico? Di questo sono convinti gli studenti, tutti atleti per un giorno. Una bellissima manifestazione in questa cornice del parco naturalistico del Ballone di Aquino, quindi complimenti ancora una volta all'Istituto Comprensivo, all'ottima regia del nostro dirigente scolastico, il professor Antonio Rubiello, per aver elaborato una proposta didattica ed educativa molto importante, variegata e ricca di contenuti. Ovviamente un plauso anche al professor Giuseppe Evangelista, il mio insostituibile vice sindaco, per aver fatto veramente anche in questa occasione, organizzato una bellissima manifestazione. I De Scuola Ludis sono stati creati, inventati per dare la possibilità a tutti i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Aquino e Castrocelo di cimentarsi in queste prove di atletica leggera. E questa è la quinta edizione, però i ragazzi si stanno divertendo e questo è l'importante. Abbiamo fatto il lancio del vortex, il getto del peso, adesso stiamo facendo il salto in alto. Come sono andate queste performance? Molto bene. Una giornata all'insegna dello sport e non solo, con quale ricordo ed emozione tornare a casa? È stata un'esperienza bellissima. In che disciplina sei campionessa? Campionessa regionale lancio il vortex. Quest'anno ho rivinto i provinciali, sono andate regionali e ho fatto 44 e mezzo ai regionali e poi sono andate nazionali, dove sono arrivata nona. Che emozione è stata? Bella. Eri abituata a queste altezze? No. Come sta andando questa giornata? Abbastanza bene. È un record personale per te quello centrato? Sì, sì. Quanto è saltato? 1,23. Con quale ricordo torni a casa? Un ricordo bellissimo, siamo stati tutti insieme con tutti i nostri professori, anche perché è il nostro ultimo anno, quindi ci porteremo un bel ricordo. Sul gradino più alto del podio per i più giovani la prima A di Aquino, per le seconde classi la seconda B di Aquino, per le terze la terza B di Aquino. Never let go.